dal 9 al 15 di febbraio nelle farmacie che aderiscono alla giornata di raccolta potranno essere acquistati e donati farmaci da banco agli enti abbinati alle singole farmacie. Enti che sono risiedono nei pressi delle farmacie, di modo che la clientela può assolutamente essere certa di dove andranno. L'anno scorso sono stati raccolti circa 4.000 farmaci con un numero inferiore di farmacie, che quest'anno sono 43, e hanno soddisfatto, potete immaginare, il bisogno di quanti bisognosi, circa 1.300, quindi direi che è un numero notevole, ma che quest'anno avrà ancora più bisogno di essere aumentato, perché le esigenze sono assolutamente aumentate in maniera esponenziale. Va dato atto a tutte le farmacie, sia le farmacie comunali che le farmacie private, che in questo anno di pandemia hanno svolto un ruolo fondamentale nell'ambito del servizio sanitario regionale, non solo, perché sono stati il primo e l'unico, probabilmente in alcuni momenti della pandemia, punto di riferimento sanitario aperto in cui il cittadino utente ha trovato parole di conforto, ha trovato consigli, e molto spesso anche farmaci. Tutte le farmacie hanno lavorato, anzi quasi tutte, a battenti aperti, proprio con uno spirito di servizio estremamente importante. E questa cosa si ripercuote e si perpetua, mettiamola così, anche in occasione della raccolta del farmaco promossa dal banco farmaceutico. E sono diverse le farmacie in città e sul territorio provinciale che hanno aderito, permettendo appunto di poter dare sollievo ai tanti che, sia pre-pandemia che poi in maniera aggravata durante la pandemia, hanno perso il lavoro, hanno difficoltà economiche, e con i farmaci che verranno raccolti potranno avere, come dicevo prima, assistenza da parte di enti a cui poi verrà girato il tutto. Quindi la farmacia al centro dell'azione sanitaria in maniera importante, preponderante e sempre più riconosciuta.